Quando seleziono il prop, proprio come selezione, io posso inserire una chiave e avere accesso ai parametri. Questi parametri sono quelli che mi diranno come si deve comportare questo prop durante il movimento. Se voglio caricare un'animazione, perché voglio camminare, io creo una walk free form. Perché? Perché in questa modalità, appena io inserisco una chiave, non avrò più l'accesso alla full step mode, perché io ho creato una chiave. Questa chiave è una modalità free form anche per il prop, e lui la identifica come una free form conditions, quindi una condizione che non può entrare nel full step mode. Carichiamo il precedente esempio. Automaticamente il prop viene coinvolto in quella che è l'animazione che è caricata, perché è questo quello che noi stiamo facendo in questo momento. Abbiamo caricato questo tipo di animazione, ok? Quello che voglio fare io è modificare questo tipo di animazione, quindi voglio che prima il personaggio sia fermo, poi questo personaggio punto si muove e va in questa posizione e la valigia deve essere a terra. Per fare questo, quindi, cominciamo ad aumentare un po' i frame, 145, selezioniamo tutto quanto, ok, seleziono questo e lo porto avanti qua, così. Quindi qua non succede assolutamente niente, l'animazione inizia dopo, bene o male qua, quindi ci siamo. Seconda cosa, selezioniamo il prop. Qui vedete, lui è impostato right hand e body. Creiamo una chiave, gli diciamo word, proviamo un attimo a spostarlo qua, però ritorna sulla in posizione, poco male. Andiamo nella modalità figure mode, ok, riprendo questo, lo porto qua sotto, qua così, ok. Qui copiamo la nostra posa, perché qui abbiamo le pose, copy structure, pose, facciamo una collezione, copy, ok. Usciamo fuori da questa modalità e a questo frame copiamo questa pose, paste pose, ok. Quindi siamo in questa posizione, però dobbiamo attivare auto key, paste pose, ok. Come vedete, lui poi cerca sempre di seguire il personaggio, ma lo mettiamo a posto, d'accordo. Torniamo in questa modalità. Come vedete, le chiavi cercano sempre di andare in modalità right hand, però questa volta noi le impostiamo come word, quindi rimangono lì impostate come word. Lo spostiamo un pochino qua, così, sempre con l'auto key, altrimenti lui non registra, d'accordo, ok. Mettiamo qui un bel planted key, anche qua un planted key, ok. Qui abbiamo queste chiavi, cominciamo a scendere con il corpo, andiamo al frame 10, al frame 20, qua così. Attiviamo un po' di band, ruotiamo un po',
lo facciamo anche sulle spine, che noi abbiamo la possibilità di ruotare le spine qua così. Selezioniamo questo, lo ruotiamo, magari se vogliamo anche la testa, perché guardo un attimo la valigia. Ok, qui facciamo un doppio clic, contraiamo il polso, ok, poi non preoccupatevi perché l'animazione c'è già. D'accordo, facciamo una cosa di questo tipo. A questo frame selezioniamo ancora questo, facciamo un'altra chiave e diciamo sempre che è vincolato al world, quindi lui in questo momento è ancora vincolato al world. Andiamo al frame 21 e diciamo, facciamo un'altra chiave, che è vincolato a right hand e right hand. Ok, poi se osserviamo che il movimento va spostato un po' indietro, possiamo anche spostarlo di uno. Ok, d'accordo, quindi a questo punto lui si alza. Come vedete, la rotazione è una rotazione che è relativa alla mano, quindi cercherà sempre di mantenere questa posizione. Poi inoltre la mano si apre. Se vogliamo mantenere la mano chiusa, sarà sufficiente selezionare tutto, andare all'interno innanzitutto del copy and paste, copiamo la mano, copy, andiamo qua, intanto facciamo un paste qui così. Ok, poi ci muoviamo sulle altre chiavi, qua facciamo un paste, qua così, andiamo ancora avanti, facciamo un paste, avanti, paste, avanti e paste postures. Ok, quindi questo è il nostro movimento. Quando io raffino quella che è l'animazione, perché ad esempio voglio ruotare il polso qua così e poi voglio magari muovere il polso qui così o anche in questa posizione, la valigia seguirà sempre questo movimento perché segue quello che è il movimento del polso, quindi lo possiamo fare anche oscillare durante l'animazione. Selezioniamo solo il polso in questo caso, non le dita, quindi anche qua è facile poi creare delle animazioni in modalità world meglio. Ok, posso anche fare una rotazione così eccetera, quindi creo questo tipo di animazione. Quando ho finito disattivo l'auto key e lancio quella che era la mia animazione. È già presente il file open che si chiama 45 il capo prop valigia end, abbiamo un movimento appunto simile e lui si sposta e porta con sé la valigia. Osserviamo che durante il movimento siete voi che decidete quale sia il comportamento più opportuno. Lui qui ha una chiave, ad esempio a questo frame right hand e right hand, sia per la posizione che per la rotazione. Se seleziono ad esempio body come rotazione, lui sarà vincolato al corpo, quindi il braccio ruota, però la valigia non può ruotare perché cerca di essere vincolata come rotazione al corpo.
La stessa cosa per quanto riguarda Word, quindi lei si segue il personaggio ma è vincolata alla rotazione del mondo di Tondeste Max, quindi non va bene. E la stessa cosa abbiamo visto per quanto riguarda anche la posizione. Se gli dico body, lei si segue il corpo, ma segue il corpo e non segue il movimento della mano. Quindi ogni oggetto e ogni tipo di movimento ha la possibilità appunto di vincolarsi alla parte corretta del corpo proprio per replicare i corretti movimenti durante l'animazione. Se arrivo a questa parte dell'animazione e voglio perdere quella che è la valigia perché la voglio posizionare ancora sul pavimento, introduco delle altre chiavi. Quando poggio la valigia sul pavimento dovrò fare un'altra chiave qua, e quando la lascio sul pavimento dovrò rimettere Word, e in questo caso lei rimarrà fissa sul pavimento anche se il personaggio continua a muoversi.